Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TaexMot e oggi siamo qui tornati in un nuovo video per quanto riguarda Destiny 2. Volevo fare un Destiny 2 news, però praticamente sono notizie, sì, ufficiali queste che sto per dirvi, ma ancora non troppo specifiche, quindi vorrei un attimo aspettare per capire bene di cosa stiamo parlando. Ieri c'è stata la live di Bungie per quanto riguarda il nuovo DLC che uscirà il 5 dicembre. La live si è aperta con un filmato in cinematica della maledizione di Osiride che vede subito lo stregone più potente, ovvero Osiride, che sarebbe il maestro di Cora per chi non lo sapesse, e poi si vede il suo spettro Sagira, si chiama, che si aggira nella foresta infinita dei Vex, luogo in cui sperano di riuscire a manipolare la realtà. Sta diventando un qualcosa di incredibile sto gioco. Diciamo che la cosa più figa di questo posto è che praticamente questo posto cambia ogni volta, cioè ogni volta modifica il suo aspetto. Diciamo che noi abbiamo il compito di trovare Osiride e lo faremo naturalmente con l'aiuto di suo fratello, ovvero Vance, che è quello che conosciamo già da Destiny 1. La foresta infinita di Mercurio, come abbiamo detto, ha praticamente questa capacità di mutare sempre il suo aspetto. Quindi avremo diverse versioni che sentite che sono a cavallo tra passato, presente e futuro, cioè praticamente ogni volta cambierà qualcosa in un miscuglio praticamente di questa roba qua. Quindi diciamo questa è la cosa principale, ovvero un continuo cambiamento di Mercurio in queste versioni appunto di storia molto molto particolare. Quindi è molto molto interessante e questo è un contenuto che finalmente mi sta incominciando a intrigare e già adesso vorrei andare a prendere il joystick e cominciare a giocare a caso a Destiny 2. Naturalmente ora parlando di cose tecniche ci sono altre missioni storia, nuove missioni storia è ovvio. Ci sarà anche il ritorno degli assalti eroici, quindi adesso gli assalti prevederanno ricompense molto più rare in confronto a quelle che abbiamo ora e praticamente il livello di luce che servirà per partecipare, diciamo il livello di luce consigliato per fare questi assalti eroici è di 270. Per quanto riguarda l'incursione, allora non ci sarà un'incursione a parte per questo DLC. Ma ci sarà praticamente un nuovo boss da affrontare nell'incursione che abbiamo già presente in questo momento, ovvero Leviatano. E inoltre nuove zone che in questo momento non sono disponibili. Quindi diciamo che il raid, la sezione rimane la stessa, ma ci sono praticamente, cioè l'incursione si chiama Leviatano, ma ci sono c'è un boss differente con location differenti. Quindi da quello che si è detto, nella mappa stellare possiamo accedere a una nuova attività chiamata Raid Lairs, ho scritto Lair, non so se la pronuncia è esatta perché non ho capito bene come l'hanno pronunciato, sinceramente. Che ci permetterà di affrontare nuove sfide all'interno della nave Cabal. Ultima cosa che mi ha incuriosito della live è che c'è praticamente una stanza enorme con praticamente una sorta di sigillo sferico con attorno dei simboli luminosi. Da quello che sono riuscito a capire, perché comunque sia, sì, l'inglese lo mastico, ma non tutte le parole riesco a capirle bene. Attenzione, potrei dire una cavolata come no, ma quei simboli che appunto sono intorno a quel sigillo si illuminano ogni volta che otteniamo un'arma che fa parte delle prove di Osiride. Però non ho capito se effettivamente è così e non ho capito se effettivamente una volta ottenute tutte si aprirà qualcosa. Non ho capito a che cosa serve, quindi sono molto molto curioso ed è proprio per questo che non ho voluto trasformare questo video in un Destiny News, perché appunto devo ancora capire bene. Ora sicuramente con il passare dei giorni usciranno nuove no cioè novità, ci faranno capire bene anche per chi magari non sa per niente l'inglese cosa si è detto in quella live, e io naturalmente da buon canale che appunto porta Destiny come argomento principale vi porterò tutti gli aggiornamenti possibili che riesco a trovare. Quindi, signori e signori, l'appuntamento di oggi termina qui. Spero che questo video per voi sia stato molto interessante. Se fosse stato così, vi ricordo di lasciare un like, commentare ed iscrivervi al canale. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook che trovate in descrizione, dove potrete sapere tutti i vari video che escono e altre cose così. Seguite anche le serie secondarie come Rainbow Six, Ghost Recon, Dead by Daylight e tutte quelle cose lì che sono molto molto carine da vedere, diciamo, nei momenti di vuoto di. E da Expo è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!